Possiamo parlare di chemioterapia, cos'è? E poi mi interessava parlare di quella che è la chemioterapia per il tumore al colon. Hai già dato i nomi dei vari componenti. Se possiamo dire qualcosa in più, a cosa servono, se ci sono degli effetti collaterali particolari associati ad uno o ad altro. E poi un altro argomento che mi interessava è quello dei vari tipi di somministrazione, cioè c'è una chemioterapia che può essere data in endovena, ma c'è anche una chemioterapia in pastiglie. Se puoi dirci un punto di vista generale, un'introduzione a questo argomento. Sì, esatto, che è molto ampio, però diciamo in generale la chemioterapia utilizza dei farmaci che sono dati per via sistemica, quindi attraverso il sangue. Poi dopo vi spiego anche il concetto della terapia orale, però in linea di massima il concetto è attraverso il sangue il farmaco arriva dappertutto. Arriva dappertutto e va a colpire le cellule che sono in attiva replicazione. E quindi le cellule tumorali. Le cellule tumorali sono caratterizzate da una velocità di crescita superiore a quelle delle cellule normali. Questo proprio per le caratteristiche della neoplasia che deve svilupparsi. La chemioterapia arriva a colpire proprio il cuore della cellula, cioè noi abbiamo la cellula singola. La cellula singola al suo interno, quindi ancora più nella sua profondità, ha il nucleo, dovete immaginare come un uovo, cioè l'albume che sta intorno, l'guscio, la membrana, l'albume e il tuorlo. Quando la cellula tumorale, ma tutte le cellule, si devono dividere, come fa da una cellula ad averne due? La cellula praticamente si apre, quindi il guscio diventa meno forte. L'albume si, come dire, si dipana, voi rompete il guscio, l'albume esce e resta il tuorlo. La chemioterapia va proprio a colpire il tuorlo. Questo durante la replicazione cellulare, adesso non voglio annoiarvi con discorsi di biologia, però questo meccanismo del aprirsi permette alla cellula di duplicare il suo materiale genetico, quindi in questo modo il nucleo può duplicarsi. Si stacca, è proprio come se vedeste il vostro tuorlo che diventano praticamente due tuorli e nascono quindi poi due uova. Ecco, questo è un po' il concetto base. Quando la cellula è in questa fase è molto sensibile all'azione della chemioterapia, perché se la cellula sta tutto chiuso, se ha il suo guscio, il tuorlo è dentro, c'è l'albume intorno, la chemioterapia passa, ma non trova direttamente il tuorlo, che è il punto che deve andare a colpire, perché è lì che sta la centralina per la crescita del tumore. Se vado a colpire l'albume, la cellula non muore, non gli interessa niente. La chemioterapia deve andare a colpire il tuorlo, lo può fare solo quando la cellula è aperta, quindi quando c'è questo tuorlo esposto. Queste sono le cellule tumorali, cioè noi sappiamo che le cellule tumorali sono così, sono tutte aperte perché si stanno replicando, quindi la chemioterapia arriva facilmente. Non riconosce nel dettaglio, quindi i farmaci chemioterapici possono commettere degli errori e andare a colpire anche altre cellule fisiologiche del nostro corpo che normalmente sono in questa situazione, perché noi abbiamo delle cellule che restano lì, non si modificano nel tempo, tipo le cellule del cervello, i nostri neuroni lì sono, non è che ci si fanno dei neuroni nuovi nel percorso. Quindi il nostro patrimonio, diciamo, cerebrale è quello, il fegato è lì, quindi non c'è un continuo e quotidiano processo di rigenerazione. Quali sono le cellule che continuano a rigenerarsi? Quelle del sangue. Noi abbiamo bisogno di continuamente globuli bianchi, globuli rossi, perché globuli bianchi sono quelli che ci difendono da tutte le aggressioni interne e esterne. All'inizio che vi dicevo, il nostro sistema immunitario sono cellule del sangue, sono i globuli bianchi, quindi loro devono continuare a riformarsi per andare a tamponare il virus, il batterio, la cellula strana che si è formata. Quindi è una continua replicazione. I capelli anche sono comunque in continua replicazione perché noi li perdiamo, ci ricrescono, eccetera. La bocca, la mucosa della bocca è un continuo ricambio perché noi parliamo, mangiamo, quindi ci sono sempre delle microlesioni per cui la nostra mucosa ha continuamente bisogno di rigenerarsi. E guarda caso sono proprio gli effetti
della chemioterapia, cioè sono gli organi che possono essere più facilmente colpiti dagli effetti collaterali della chemioterapia. Prima di ogni ciclo di chemioterapia, classico, controlliamo i valori del sangue, perché sono i primi che si possono abbassare sotto l'effetto della chemioterapia. L'infiammazione in bocca, i capelli che se non cascono magari possono comunque un pochino diradarsi o comunque non crescere come al solito. Quindi questi, diciamo, sono gli effetti un pochino più frequenti. Poi ci sono delle caratteristiche legate proprio ai tipi di farmaci più nello specifico. La nausea, che è un altro effetto della chemioterapia, è legato al fatto che si vanno a stimolare dei recettori a livello cerebrale, un meccanismo abbastanza particolare. Solo quando lo si è scoperto sono poi stati inventati gli antinausea che veramente fossero attivi, perché se un malato che fa la chemioterapia ha la nausea intensa da chemioterapia, ha bisogno di farmaci che proprio agiscano a livello del sistema nervoso centrale, che è un punto che è trigger per la nausea, che viene stimolata dalla chemioterapia per andare a calmare. Bene, parlavi della caduta dei capelli. Di solito quando si pensa alla chemioterapia, non ci si è passati, si associa a chemioterapia a perdita dei capelli. Io i capelli non li ho persi. Puoi dirci qualcosa riguardo ai chemioterapici per il tumore al colon e l'associazione alla perdita dei capelli, e invece in che altri tipi di tumore o di trattamento del tumore la perdita dei capelli è un effetto più evidente? Sì, allora la perdita dei capelli dipende dal tipo di farmaco. I motivi onestamente non li so, ma quello che noi sappiamo è che ci sono farmaci chemioterapici che fanno perdere capelli e altri no. Ma poi dipende molto anche dal paziente. Hai ricevuto due farmaci che si sa che non fanno perdere i capelli, però il terzo che hai ricevuto, che è l'irinotecan, tutto questo in contesto preoperatorio, può far perdere i capelli. Quindi ci sono alcuni pazienti che ricevono questo farmaco e che li perdono. Altri invece che come acqua fresca. Ci sono poi altri farmaci invece utilizzati soprattutto nel tumore, nei tumori ginecologici, nei tumori mammari, che effettivamente hanno l'alopecia come uno degli effetti collaterali più frequentemente osservati. Però ci sono spesso molti gradi di alopecia, questo dipende proprio anche dalle caratteristiche del paziente. Sono pochi farmaci dove noi diciamo a priori che sicuramente si perderanno tutti i capelli. Nei tumori del colon, appunto, spesso si può discutere con i pazienti anche il fatto che le probabilità di perdere i capelli fortunatamente sono basse, quindi l'immagine corporea non ne risente. Questo è sempre un grande sollievo per i nostri pazienti. Sì. Riguardo ai diversi tipi di farmaci, il mio schema era un folfoxiri, dunque avevo il fluororacile, l'oxaliplatino, l'irinotecan, e questi venivano tutti somministrati in modo endovenoso. Ci puoi dire qualcosa riguardo alla chemioterapia in pastiglie e quando si fa una rispetto all'altra? Sì, allora, soprattutto nei tumori del colon abbiamo a disposizione un'alternativa che in realtà è lo stesso. Di solito le terapie in pastiglie sono lo stesso farmaco dato in vena in una formulazione orale. Quindi, per esempio, c'è la capecitabina, che è diciamo il derivato orale del 5-fluorouracile. Quindi alla fine si sa che prendendo la capecitabina in un certo modo, secondo una certa schedula, è come assumere il 5-fluorouracile. Prima vi dicevo che i farmaci chemioterapici vanno nel circolo sanguigno. Certo, perché io lo assumo per bocca, viene assorbito e quindi poi il risultato finale è che il chemioterapico è in circolo. Quindi diciamo che la differenza fondamentale è la percezione del paziente, che è autonomo nella gestione della chemioterapia. Quindi, per esempio, invece che avere la bomboletta di infusione su 48 ore ogni 14 giorni, si può fare le sue pastiglie a casa, con tutti i pro e i contro, nel senso che ci può essere un pochino più di tossicità a livello soprattutto di nausea e di diarrea, perché è chiaro, io mi prendo la pastiglia di chemioterapico che poi verrà assorbita e quindi magari posso sentire un pochino più disturbi, diciamo, nel tratto gastrointestinale.
e poi è molto lasciato alla, come dire, alla responsabilità del paziente, quindi bisogna assumerlo in orari precisi perché comunque ci sono delle interazioni con i pasti, per esempio la capecitabina bisogna prenderla subito dopo colazione e subito dopo cena, più o meno a 12 ore di intervallo, quindi bisogna anche prestare delle attenzioni. Non nascondo che la chemioterapia orale sicuramente è molto, come dire, affascinante al parlarne, perché uno dice, ah, caspita, bello, mi faccio le pastiglie, basta. Però poi nella pratica, spesso il paziente, quando gli metto davanti le due opzioni, perché sono entrambe alternative, magari sceglie anche lui stesso la terapia in vena, perché il discorso spesso è, ma no, vengo qui, la faccio in vena e poi quando sono a casa non ci penso più. Quindi è qualcosa che a parità di efficacia, in genere nei tumori del colon appunto la terapia orale ha la stessa efficacia di quella in vena, abbiamo la possibilità comunque di discutere con il paziente e di personalizzare il percorso. Tu lo proponi ai tuoi pazienti, dai questa alternativa? Quando è possibile, sì, non è sempre possibile, okay, in base allo schema che si sceglie. Per esempio, il tuo FOLFOXIRI, noi sappiamo che in quello schema dare la capecitabina può essere peggiorativo in termini proprio di tollerabilità, soprattutto perché uno dei tre farmaci, che si chiama Irinotecan, dà molta diarrea. Quindi, se noi sommiamo la diarrea del chemioterapico più la diarrea in più che ti posso dare con la capecitabina, cioè col farmaco per bocca, si sa proprio che non è un regime terapeutico semplice per i pazienti. Quindi lì neanche la propongo, lì dico devi farla tutta in vena, appunto. Però se devo scegliere magari solo una monoterapia, devo scegliere tra solo il 5-fluorouracile, quindi solo la bomboletta in infusione rispetto alle pastiglie, questo si può discutere chiaramente. Sì. Beh, hanno fatto bene a non propormela, perché già così senza pastiglie, cioè prendendo il fluorouracile, ho passato una settimana in ospedale io con la diarrea. Quando si parla di diarrea, chi non c'è passato, ecco, non è la solita, tra virgolette, diarrea. No. È qualcosa di un po' più grave, ecco, che può portare anche a disidratazione, come era successo poi nel mio caso. Ok, una domanda dalla chat. C'è una chemioterapia per prevenire le recidive? Parliamo quindi del contesto appunto adiuvante, cioè se capisco bene, quando vengo operata per il tumore dell'intestino, fare una chemioterapia per cercare di ridurre il rischio che in futuro io possa avere a che fare con la malattia. È il concetto che dicevo prima, cioè andare a dare una terapia sistemica per cercare, quindi attraverso il sangue, per cercare di andare a trovare quelle piccole cellule che potrebbero essere scappate dall'intestino e che potrebbero essere in circolo. Quindi la risposta è sì, ed è stato uno dei grandi progressi dell'oncologia, perché come dicevamo prima, il tumore del colon prima era l'appannaggio solo del chirurgo, adesso però negli ultimi anni ormai sono 15-20 anni che lo si fa, e piano piano poi siamo diventati sempre più bravi anche a ottimizzare il percorso terapeutico, quindi offrire farmaci sempre più moderni e con schemi che aiutano sempre di più a guadagnare in quelle percentuali per arrivare alla guarigione completa. Devo dire che fa parte del percorso, e questo è razionale sicuramente. Io vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, guardatevi un po' dei miei video se ne avete voglia e condividete questo e altri video così da aumentare la consapevolezza su questa malattia. Dunque, per ora è tutto e ci vediamo presto. Vi saluto con un solito rock and roll.